Buonasera a tutti, scusate per questo video un po' amatoriale, ma era mia necessità integrare delle informazioni e molti le prenderanno ovviamente col livello di consapevolezza che hanno raggiunto, c'è chi riderà, c'è chi accoglierà quello che sto dicendo, c'è chi ci penserà, magari chi vorrà aspettare un attimo per cercare di capire. Ma quello che a me importa è che le persone si mettano in ascolto. In ascolto di questi grandi cambiamenti che stanno avvenendo in questo periodo. Non è semplice per me parlare di queste cose perché è un argomento veramente vasto e proverò a farlo. Vi racconto cose che non ho tratto da libri, non ho tratto da video, non ho tratto da nessuna esperienza di nessun altro. Ma semplicemente dalle mie ricerche radiestesiche insieme ai miei collaboratori, i miei ex allievi, i miei collaboratori e i miei allievi di radiestesia. Dal 20 di luglio 2019 è successo un grande evento. La Terra ha smesso di essere un esperimento genetico ed è diventato parte integrante di una. Quella che potremmo definire un'ONU galattica, ok? Vi spiegherò meglio la cosa. Quello che ho potuto verificare è che l'essere umano non è altro che un esperimento scientifico creato da quelli che noi definiamo extraterrestri, ma non hanno le antenne verdi. E questo esperimento scientifico che aveva un obiettivo preciso è un po' sfuggito di mano. In quanto i DNA che ci hanno innestato queste varie fazioni, immaginatevi varie costellazioni, varie fazioni galattiche, perché non siamo assolutamente soli nell'universo, hanno messo questo DNA all'interno di noi, ognuno di noi ne ha uno e possono essere diversi, la maggior parte sono pleiadiani, ho verificato, poi ci sono arturiani, venusiani, insomma ci sono diversi tipi di DNA ognuno ha il suo, in ogni essere umano, rettiliani. E abbiamo cessato appunto di essere questo esperimento e siamo passati a poter essere liberi, a seconda del nostro grado di consapevolezza. Quindi, come ci ha ben identificato l'onda Schumann, che è l'onda, la frequenza, diciamo, cardiaca. Della Terra che ha sempre vibrato a 7,83 Hz, oscillando a volte a 11, 12 in questi ultimi periodi. Il 7 di luglio è arrivata ben a 110 Hz. Questo è un avvertimento che la frequenza del nostro pianeta sta cambiando in prossimità a quello che dovrebbe essere il nostro ingresso nella quarta e quinta dimensione. La quarta e quinta dimensione è una dimensione totalmente di amore, di compassione, dove non esiste schiavitù. E come schiavitù intendo la schiavitù a cui siamo stati sottoposti finora. Un sistema che ci ha generato fin da piccoli nelle menti, che dobbiamo lavorare, dobbiamo avere una casa, dobbiamo pagare le tasse, dobbiamo guardare tutti i giorni la televisione vivendo di brutte notizie, vivendo di paura, vivendo di caos, vivendo di menzogne. Questi caos creati apposta per indurre la paura, una crisi economica che non è mai esistita. Una scarsa abbondanza di materie prime che non è mai esistita e tanti altri argomenti con cui non voglio starmi a dilungare, creati per rendere un uomo schiavo, per non dargli il tempo di potersi evolvere, di poter pensare, di poter meditare, di potersi connettere. E in questo includo i metalli pesanti, includo i vaccini, includo tante altre cose che sono contro l'evoluzione dell'essere umano. Soprattutto contro l'evoluzione dei bambini che stanno nascendo adesso, che hanno un livello di consapevolezza maggiore rispetto a quelli che sono mai nati negli altri periodi storici. E
Ma questo non è bastato, non basta perché noi siamo molto più forti. E perché siamo molto più forti? Perché nel nostro DNA si è ormai attivato e dentro di noi c'è una consapevolezza differente, una consapevolezza che non doveva uscire e da una parte, mentre dall'altra una consapevolezza che richiama il nostro essere liberi, richiama il nostro essere luce pura. E vorrei parlarvi appunto ora di questo DNA. Questo DNA che incredibilmente è cambiato, la nostra frequenza che in radiestesia è sempre vibrata tra i 20 e i 35 Hz in una persona normale, mediamente sana. Improvvisamente il 21 mattina ci siamo svegliati con una sorpresa, c'era chi l'aveva già attivato questo DNA, però ci siamo poi resi conto che in verità li avevano tutti attivati durante la notte del 20 e il 21. E questi Hertz sono passati nelle persone con una maggiore consapevolezza a 60 Hertz. 60 Hertz e possono salire sempre di più. Cosa vuol dire poter salire sempre di più? Vuol dire che le persone che hanno un maggior ascolto, che riescono a connettersi con la luce, con l'amore, la consapevolezza cosmica, la saggezza cosmica, possono alzare il loro stato vibrazionale, contribuendo ad alzare il livello vibrazionale della Terra. E parlo dell'onda Schumann. Questo livello vibrazionale della Terra ha bisogno di essere risollevato, ha bisogno di essere risanato in una maniera più dolce e positiva possibile, perché comunque sarà risanato. Dipende da noi se questo risanamento potrebbe essere magari più violento o più dolce, più amorevole e più consapevole. È stata data a noi la scelta di poter cambiare perché non siamo più un esperimento genetico. Quindi, vi dicevo, le persone si sono alzate con questo livello aggiuntivo di Hertz che cresce sempre di più. Sono miei colleghi che hanno già 100.000, 200.000 Hertz. E riescano a fare delle cose meravigliose a livello di guarigioni, e non parlo solo di guarigioni emozionali. Ovviamente parlo di frequenze, ma è poi dalla frequenza che si materializza la realtà che viviamo. Quindi con questo DNA molto più alto sarete in grado di guarirvi, di rigenerare le vostre cellule e di guarire. Questo DNA si presenta con una luce dorata, proprio le vostre cellule assumeranno una forma di luce dorata. E so che sembra fantascienza tutto questo che sto dicendo, ma spero lo sperimentiate sulla vostra pelle. Mentre non lo sperimenterete se non sarete connessi. E questo è molto importante perché quella mattina del 21 di luglio, c'è anche chi si è svegliato con quasi un azzeramento del livello vibrazionale. Questo porta la persona piano piano, io non so di preciso adesso cosa può succedere a queste persone che hanno un livello vibrazionale così basso, ma già in questi giorni ho visto molti problemi, come se fossero un po' delle larve vuote. Delle larve vuote che ovviamente sono soggette a umori, a irascibilità, a tanti sentimenti negativi. Mentre dall'altra parte stiamo cercando di mantenere la positività, il livello vibrazionale alto e una connessione di amore e dedicarci totalmente ad essere esseri di luce. Essere l'essere di luce sarà la fase finale di questo nostro DNA, che abbiamo creato, che abbiamo pensato di chiamare creatore. Perché creatore? Non per paragonarci alla creazione di tutto assolutamente, ma perché con questo DNA alto non solo siete in grado di autorigenerare e di guarire voi stessi e gli altri, ma siete in grado di creare. E questa creazione è immediata, cioè è il pensiero che crea istantaneamente la realtà che desiderate. Quindi dipende come voi impostate il vostro pensiero,
come voi parlate di quello che state creando, ed ecco che il campo vibrazionale, che non è più 35 Hz, ma diventa 200.000 Hz, ha la potenzialità di poter muovere molto più energia rispetto a prima e quindi di attrarre la situazione che voi state con cui siete a risonanza in quel momento. E questo l'ho spiegato bene nel mio primo video della radiestesia evolutiva, come funziona il campo toroidale e come poi anche con l'immagine del fiore della vita, come siamo tutti collegati. Questo video l'ho fatto sia per dirvi che è molto importante in questo periodo rimanere nella luce, nell'amore, nel pensiero positivo, immaginare un fascio di luce luminoso che entri nella vostra fontanella cranica e illumini tutto il vostro corpo di luce, luce d'amore. Poi potete provare ad irradiare questa luce dalle vostre mani. Spiegherò poi più approfonditamente per chi ha voglia di capire come si usa l'energia di luce nelle mani. Ma una cosa molto importante per alzare il vostro livello vibrazionale e dare un contributo vibrazionale al risanamento del nostro pianeta Terra è quello di fare questa meditazione con la Terra in mano. Cioè immaginando di avere tra le mani la Terra, il nostro meraviglioso pianeta che tanto ci ha dato e che ora ha bisogno della nostra energia, ma non della nostra personale energia, della canalizzazione dell'energia, che è ben diverso. Quindi immaginando il fascio luminoso che entra dentro di voi, potete respirare profondamente e far passare tutta questa energia attraverso le vostre mani. Piano piano sentirete le vostre mani vibrare, vibrare di amore, vibrare di luce. E immaginate di avere tra le mani il pianeta Terra. Infondete amore, amore cosmico, consapevolezza cosmica, saggezza cosmica, evoluzione. Chiedo a tutti questo piccolo contributo perché è molto importante in questo momento di scissione tra una decisione di voler evolvere e uno stato in cui si tende a rimanere addormentati, dare un nostro contributo. Qui non si parla di dualismo, di bene e male, anche se in parte è così, perché quello che finora ci ha tenuto schiavi, che molti chiamano la parte oscura, no? Della nostra evoluzione, quello che ci sta che ci ha tenuto fino a qualche giorno fa in prigionia. Adesso possiamo appunto liberarci da tutto questo. Mi dispiace perché sto veramente descrivendo un concetto molto grande e in sala con il mio cellulare. E avrei tantissime cose da dire e non so quanto posso spingermi a dire. Vi dico solo che c'è la parte buia che sta remando contro la vostra evoluzione, quindi io vi prego di mantenere dei pensieri il più positivi possibile, il più nell'amore possibile. Non vi arrabbiate per le situazioni che vi accadono, cercate di viverle dall'alto perché non rimarrà niente di tutto questo. Anche questa corsa al denaro, questa corsa all'economia, questa corsa. Io spero, non spero, saremo realmente liberi da tutto questo. Saremo realmente liberi e io ho bisogno del vostro aiuto. La Terra ha bisogno del vostro aiuto, tutti noi abbiamo bisogno del vostro aiuto. E come date questo aiuto? Rimanendo positivi, semplicemente smettendo di preoccuparvi. Abbandonate i sentimenti di risentimento, abbandonate l'idea che le persone vi hanno fatto del male, abbandonate la corsa all'economia, al benessere finanziario, rilassate, rilassate i vostri nervi, connettetevi e tutto arriverà da solo. Io vi sto solo chiedendo un piccolo contributo
in questo momento molto importante, proprio perché dall'altra parte di questo vertice, in questo momento, stanno veramente lottando affinché questa evoluzione non abbia l'esito positivo. Non vinceranno sicuramente perché l'amore è sempre stato più forte di tutto. Sarà che sono cresciuta con troppe favole, non lo so, però vi chiedo veramente questo tipo di contributo. E poi per chi vorrà approfondire, ripeto, l'argomento lo potrò fare privatamente o manderò altri video privati sulla questione. L'importante, vi chiedo di mantenere appunto un atteggiamento positivo, sentire costantemente che questo fascio di luce entra dentro di voi, sentirvi parte del tutto e sapere che potete creare la vostra realtà come mai avete fatto prima, perché il vostro livello vibrazionale è cambiato. Chi usa l'anestesia può testarla autonomamente, chi non la usa e non sa neanche cos'è può semplicemente ascoltarsi, può liberarsi da tutte le negatività, sdraiarsi nella natura e ascoltare. Ascoltate il vostro corpo, ascoltate quello che vi dice in questo periodo storico così importante. Ascoltatevi, spengete le televisioni, respirate amore, uscite fuori. Non ascoltate più quelle notizie di guerra, quelle notizie di oppressione, quelle notizie che comunque fanno abbassare il vostro livello vibrazionale, perché è molto importante che voi teniate un livello vibrazionale alto. Io non me ne viene niente a dirvi queste cose, non me ne viene niente a fare questo genere, a divulgare queste informazioni. Quindi vi prego di semplicemente di ascoltarvi. Solo questo.